Bentornati a tutti, carissimi guardiani. Io sono Gigi. Allora, è finito la festa delle zucche marce e vediamo le novità. Le novità di questa settimana è che è ritornato lo standard di ferro. Per chi vuole salire più velocemente con il potere, è una buona strada quella perché ogni taglia ci darà armamento di punta che ti darà la possibilità di salire. Allora, adesso non ci resta che andare a vedere l'Helm. Se succede qualcosa, se qualcuno ha da dirci qualcosa, vedere dov'è il corvo, no, ma credo vedi che è lì perché c'è la piuma. Però andiamo a fare un giro, non sono ancora andato, quindi vediamo le novità. Ho solo raccolto le taglie sulla torre e basta. Credo che sia una settimana di intermezzo, questo ci faranno fare un po' di standard giusto per e poi si riprenderà comunque con la storia, però accertiamocene. Allora, Continuano a tornare nell'orbita di Nettuno. lui è qui e Che stiano nas... non dice niente. No, sta chiacchierando da solo, lasciamolo al suo monologo. Andiamo a vedere qua. Intanto vabbè, si prende anche le taglie. Via. Ah, ne avevo già una? Ok, vabbè. Questo è a posto. Ok, andiamo a vedere un attimo qua dentro che succede. Le guardie non ci dicono niente. Le tecnidi sono lì. Lei è innamorata di questa palla. Ok, andiamo a vedere ancora quella da sverminare. Ok, non ci dicono niente. Andiamo a vedere un po' cos'altro si può fare. Allora, intanto vediamo un attimo solo cosa ci dice qui. Reame infranto, detriti di sogni. Ok, quindi è una cosa che già si conosce. Poi abbiamo allineamento astrale, dove di solito ci danno anche qualche informazione. Quindi io direi di andare qua. Normale. E si parte. Allora, fatemi cambiare solo le armi. Ho fatto la cavolata di non far crescere l'elmo. Quindi diciamo che ho meno di potere di quando avevo la maschera. Poco, meno, però. È così, perché mi sono dimenticato che la maschera poi si azzera e quindi non ho trasferito il potere sul mio elmo. Vabbè. Allora, mettiamogli. Intanto cos'ho qua? Uno, facciamo così. Applica. E poi mettiamo l'arco. E siamo in ordine. Sì, ok. Si parte. Per ora tengo ancora la scopa di ghiaccio. Anzi, no, visto che abbiamo un po' di tempo, cambiamo storia. Mettiamo. Questo qua che mi piace. Ok, che vincola tempo di recupero minore. Ah, questo ricaricava le armi, vabbè, era comodo, questa cosa qua. Però fa lo stesso, tanto bene o male le lascio sempre cariche. Ok, si parte. Ascoltiamo se ci danno qualche informazione diversa o se è la stessa frase della settimana scorsa. Si è evoluto qualcosa, ma non credo. Questa qua è una settimana di time out, di pausa. Dall'evolvere della storia, poi il resto è sempre lo stesso comunque. Ci sono di nuovo tutte le playlist attive, più quella dello standard, che anche per chi non piace, io lo consiglio sempre, dura, va in lunga, fa venire il nervoso, magari a chi non gli piace giocare in PvP. Però se volete alzare il numero, il potere, fatelo. L'unica. Stringete i denti, mangiate il boccone amaro. Allora, ascoltiamo. Dubito che Xivu Arat sappia dei piani della regina Mara, ma sa che il momento cruciale si avvicina sempre di più. Raddoppierà i suoi sforzi, ne sono certa.
E senza il corvo siamo più che mai vulnerabili. Ok, non dice più niente. Benissimo. Ok, affrontiamolo tutto e ascoltiamo la frase finale, anche se questa era molto simile a quello che ci hanno detto. La settimana scorsa comunque la frase era quella più o meno. Ok, e boccino sia. Ok, si parte. Ah, devo cambiare anche questi. Adesso sto ancora infestando io. Andiamo. La presenza protratta degli infami non può spiegarsi solo con l'etere. Deve esserci una strategia di più ampio respiro. La strategia non è la risorsa migliore degli infami. La loro insolita determinazione tradisce una volontà che non abbiamo mai visto prima. Ok, per ora comunque... Gli infami sono qui per l'etere. Distruggilo quando viene rilasciato e gli infami cederanno. Va bene, queste sono... possiamo chiamarle frasi di rito? Sta spiegando solo appunto quello che c'è da fare, come sempre. Carica. Vabbè. Basta. C'era il gradino di nuovo che mi bloccava il passaggio. Ok, lettere. Dai, siamo a metà. Sprecato la super, giusto così. Va bene, va bene. Vieni fuori. Dai tre. No, lasciatemi stare. E ancora? Forse questo qua sotto. Vieni fuori. Ok, via. Etere. Dai che abbiamo quasi fatto. Ok, andati. Avanti con la prossima zona. Vediamo se è il trasloco oppure... Gli infami non imparano mai.
Dovranno cercare il loro etere altrove. Non sembrano spinti dalla fame, ma da un coltello puntato alla schiena. L'imminente attacco potrebbe destabilizzare il sistema di regolazione dell'energia del pozzo cieco. Se perdiamo i regolatori, non sappiamo come potrebbe reagire il pozzo o come ne trarrebbe vantaggio Xivu Arat. Va bene, forse qualcosina di diverso lo stanno già dicendo, però adesso non riesco a ricordare a memoria tutto. Portare fin là le batterie servirà un lavoro di squadra. Fatti aiutare dai compagni. Ok, l'hai preso tu? Va bene, continuiamo a fargli copertura, però è sul finale che riusciremo a capire qualcosina di più. No, non l'ho presa. Ah, l'ha presa qualcun altro. Meno male, basta che la prende qualcuno. Ok, manca un boccino ancora. Andato. Ok, gli ultimi boccini sono lì. No, c'è qualcuno che mi sta sparando. Ok. Allora, dai, liberiamo sta zona. Posto? Dove sono questi boccini? Boccino preso. Ok, l'ultimo è quello lì. Eliminiamoli tutti. Va bene, ah, c'è il muro di ghiaccio. Ok, taglia fa... Ah, c'è ancora quello... C'è quello morto, ok. Ultima parte. Abbiamo fatto anche qualche taglia, involontariamente. Non le ho lette. Le batterie sono operative, i dati sull'energia paracausale sono nella norma. Ottimo lavoro. Vediamo chi è il boss. Allora, la settimana scorsa era quello che si sdoppiava, che creava i suoi cloni malefici. Non ce l'ho, devo recuperare materiali, comunque va bene.
Secondo i rapporti dei miei corsari, l'attività dei corrotti è in aumento. Recupera la bussola e assumi posizioni difensive. Facciamo un po' di fuochi d'artificio. Frulliamoli per bene, ok, abbiamo quello fornuto come boss. Abbiamo tolto già un po' di vita. No, 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 no. Appena in tempo. Fammi spostare un po' che continua a bombardarmi quello grosso. Facciamo così, facciamo prima. Ok, liberato. Mi davi fastidio, io non volevo sprecare il colpo. Vai. Andiamoci lì. Lei c'era con me. Vai giù. Quasi. No, mancava un niente di barriera. Eccola lì. Andiamocene via. Giù, ok. Dato. Dov'è? Ce n'è uno sopra. No. Ok, come prima. Anche qui, ah, lo prendi tu? Ok, via. Malefiche boccine, sono particolarmente veloci. Penso io. Mi ha preso di mira? Credo di sì. Ok. Buttagli giù sta barriera. Pochissimo. Vai, vai. Oh. Ok, risolto. Conversazioni con il corpo, Savathun è stata una prigioniera modello. Non è strano? Savathun può tramare quanto vuole. Le sue menzogne finiscono sulla punta del mio pugnale. Ok, vabbè, sono cambiate un po' le frasi, c'è qualcosina, almeno a me così sembra, quello che ci dicono, però il contenuto resta lo stesso. Siamo con lei prigioniera da sverminare, il corvo ha ricevuto le informazioni che... era meglio che non riceveva, può essere lo stesso.
E quindi niente, non ci sono novità sta settimana se non lo stendardo di ferro. E quindi allora ragazzi, qua vi saluto e ce lo dilazioniamo piano piano in settimana. Grazie di essere rimasti con me e alla prossima. Ciao a tutti!